Siamo con Pietro Diliberto, candidato sindaco per le liste del Partito Democratico e per la lista civica Belmonte al Centro. La sua candidatura è supportata dal PD e appunto dalla lista Belmonte al Centro. Perché questa alleanza? Perché la situazione nella quale si trova Belmonte è davvero difficile, quindi necessita un'alleanza ampia ed articolata al fine di poter condividere con tutti coloro che hanno a cuore il bene del paese, insomma, queste problematiche che incontrano amministrando. Nel vostro programma scrivete che il metodo partecipativo trova una puntuale applicazione lungo tutto il programma. Cosa prevedete affinché ciò sia possibile? Ho pensato che con lo strumento delle consulte potremmo rendere partecipi i cittadini o i gruppi organizzati, per tenerli al corrente di ciò che faremo e di farli partecipare magari in maniera preventiva alle attività che vorremmo intraprendere. Queste consulte come saranno organizzate? Come saranno organizzate? Al momento, diciamo, l'aspetto pratico non l'ho pensato, però mi viene per esempio quella degli anziani, l'esempio che potremmo fare è quella degli anziani, laddove cerchiamo di coinvolgere rappresentanti delle associazioni esistenti, tutti coloro che vorranno fare parte. Il metodo da fare è partecipare loro in fase di progettazione delle attività che si vorranno poi sottoporre al gruppo piano di zona. Cosicché la programmazione che verrà fatta in maniera congruente ai bisogni da loro magari manifestati nelle riunioni che si terranno. Prevedete una lotta all'evasione mediante il sistema dei controlli incrociati. Con quali controlli procederete? Le banche dati esistenti alle quali attingere bisognerà sceglierne alcune al fine di avere una banca dati congruente con ciò che è la realtà del contesto, onde evitare l'invio di cartelle magari inesatte. Puntata alla gestione diretta del servizio di smaltimento dei rifiuti, come interverrete nei confronti del lato e come e in quanto pensate che si possa passare alla raccolta differenziata? Intanto interverremo nel chiedere al lato che ci dia il servizio congruente con ciò che prevede il contratto e con ciò che ci fatturano e ci fanno pagare. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, lì bisogna fare prima una rettifica contrattuale nei confronti del lato per inadempienza e poi successivamente organizzarla. Per organizzarla necessita stipulare contratti con i consorzi di filiera, dopodiché organizzarla fattivamente dal punto di vista delle risorse umane, delle risorse materiali e poi della logistica vera e propria. Quindi comunque pensate di tenere all'interno del comune il servizio della raccolta differenziata per quello che venisse stralciato? Pensiamo che il servizio vada dato e vada reso. Poi le forme le vedremo in relazione anche alle azioni legali che intraprenderemo. All'interno delle vostre politiche finanziarie nel programma, scrivete, saranno rinegoziati i contratti e i mutui particolarmente onerosi, ad esempio quello relativo alla pubblica illuminazione. In che termini quel contratto può essere rinegoziato? Il contratto io nei particolari, nei vari articolati, non lo conosco. Però ricordo da quello che insomma, si è anche discusso in Consiglio Comunale negli anni precedenti che questo tipo di impianto viene gestito con un project financing, e cioè nel senso che la parte di messa a norma è stata eseguita con una sorta di anticipazione economica da parte della ditta che ha vinto l'appalto. Dunque quello che noi vogliamo mettere in discussione è quella parte lì, cioè cercare di fare risparmiare il comune sotto questo profilo.
Politiche sociali per la famiglia. Cosa intendete per piena attuazione della legge 328? Io lo chiedo perché probabilmente molti non conoscono la 328. La 328 è la legge che regolamenta il settore dei servizi sociali. Quando parliamo di piena attuazione ci riferiamo al fatto che all'interno di un organismo provinciale vengono decise le varie linee di attuazione. E quindi lì il comune può andare a attingere per soddisfare i propri bisogni. Quindi il pieno soddisfacimento si avrà quando nel piano di zona verranno contemplate quelle che sono le nostre esigenze. E poi successivamente la fase di attuazione, cioè nel senso che di reperimento, attingimento delle risorse per l'erogazione dei servizi. Quali idee avete per la predisposizione del piano traffico e la regolamentazione degli spazi di sosta lungo le vie principali? L'idea ce ne sono diverse allo studio, o quantomeno come previsione, poi dovremo necessariamente confrontarci con il dirigente e vedere quali delle idee che abbiamo possa trovare applicazione. Però è imprescindibile una riorganizzazione del traffico all'interno del centro urbano. Volto ad una razionalizzazione di quello che è la situazione stradale. L'esempio che si potrebbe fare per quanto riguarda la razionalizzazione degli spazi di sosta è che attualmente tutto l'asse principale viene utilizzato come sosta non temporanea, magari a servizio delle attività commerciali o anche dei soggetti residenti, ma da soggetti che utilizzano quello spazio come parcheggio permanente alla mattina e alla sera, creandone una saturazione non proficua né per l'attività commerciale né per i residenti. E dunque quello che si vuole fare è scoraggiare questo tipo di sosta, favorendo gli spazi di sosta per le attività commerciali e anche riservandone alcuni per i residenti. Sostegno e rilancio dell'economia. Prevedete uno sportello del microcredito ed uno per l'imprenditoria giovanile. Da chi verranno gestiti e con quali obiettivi? Verranno gestiti, l'idea che si ha è quella di farli gestire le associazioni di categoria che di fatto rendono questo tipo di servizio, magari con una sorta di convenzione, con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani nel tipo di attività che possono intraprendere e fargli capire quali sono le potenzialità magari delle linee di credito già esistenti. Per quanto riguarda invece il microcredito è proprio dare supporto a tutti coloro che ne hanno bisogno, cercando di semplificare quella che è la burocrazia che ci sta dietro questi servizi. La vostra intenzione è valorizzare il patrimonio sportivo creando percorsi naturalistici al fine di valorizzare ad esempio le grotte che sono in contrada al bosco. Come pensate di intervenire? Intercettando quei finanziamenti regionali che possono ai quali si può fare riferimento. Mi riferisco a quelli nel settore dell'agricoltura e quelli della valorizzazione dei beni ambientali. Quindi bisogna vedere poi di preciso quale bando sarà più pertinente per il tipo di idea che abbiamo. Parlate di inserimento nel circuito regionale dei grandi eventi, della festa di Pasqua, ad esempio. Che cos'è il circuito regionale dei grandi eventi e quali vantaggi porterebbe al nostro ente? È un insieme di eventi che la regione mette insieme al fine di valorizzare le tipicità locali. E quindi noi dovremmo in primo luogo inserirci all'interno di questo elenco di festività o di manifestazioni al fine di ottenerne finanziamenti e risonanza a livello regionale. Parlate anche di completamento del piano regolatore. In che tempi e quali vantaggi otterrebbe la comunità? In che tempi? Io ho lasciato il piano, la bozza generale del piano regolatore approvato dal commissario d'acta, il quale aveva manifestato tutta la propria intenzione
intenzione per portarlo a compimento in brevissimo tempo. Da allora è circa passato un anno e non se ne ha avuto più notizie, quindi allo stato attuale non so dove è bloccato e perché è bloccato. I vantaggi sono di facile comprensione, cioè nel senso che è l'elemento più importante per il paese perché ne va a caratterizzare il proprio assetto, sia in termini di sviluppo che di vivibilità del paese. E dunque quindi daremo impulso, è il nostro intendimento dare impulso affinché tale strumento venga approvato il prima possibile. Parlate anche di potenziamento dell'ufficio GUP e ne approfitto per chiedere di spiegare a cosa serve e in che modo ritenete di potenziarlo. E l'ufficio GUP è quell'ufficio che può consentire di dare informazioni ai cittadini togliendo magari questo carico ai vari uffici. E tuttavia può essere, le funzionalità di questo ufficio sono variegate e possono essere modificate, ampliate in relazione alle esigenze dell'amministrazione. Mi riferisco per esempio a un potenziale sportello finalizzato a dare informazioni sui tributi, in maniera tale da poter sgravare l'ufficio tributi da quel carico discendente dalle informazioni su alcune pratiche che sono di facile approccio. Riteniamo di riuscire a potenziare l'ufficio sia in termini di aumento delle risorse umane che verranno destinate a questo servizio e sia in ordine alla standardizzazione magari di alcune procedure che consentiranno di rendere più efficace il servizio svolto. Prevedete anche di intervenire sul depuratore. Come mai non è mai stato attivato e come pensate di intervenire? Non è stato mai attivato perché è rimasto bloccato da un contenzioso, a causa di un contenzioso tra la ditta esecutrice e l'amministrazione, questo tanti anni fa. Da allora non si è mai capito come mai quest'opera importante è rimasta ferma e come mai tante amministrazioni che sono succedute non hanno mai fatto il possibile per portarla a un livello di funzionamento tale da poter evitare l'inquinamento sul fiume, sul torrente. Quello che vogliamo fare è intercettare quelle somme, quei finanziamenti che allo stato attuale vengono indirizzate alle società d'ambito e quindi noi in questo caso non saremmo soggetti beneficiari per quelle linee di finanziamento, quindi quello che vogliamo verificare è la possibilità di attingere direttamente a quelle somme al fine di garantirne l'adeguamento, l'ampliamento e la messa in funzione. Bilancio 2012. Ritiene che ci siano le condizioni per approvare entro il 30 giugno il bilancio di previsione 2012? Se facessi il mago potrei rispondere a questa domanda. Purtroppo allo stato attuale abbiamo consapevolezza solo di alcuni debiti, cioè quelli nei confronti dell'ATO e quelli sui debiti di bilancio attualmente riconosciuti. Di altro non abbiamo nessuna certezza perché i vari uffici ancora oggi, vista la situazione complessa e anche caotica, non hanno un quadro ben chiaro, quindi questo lo potremo sapere soltanto una volta che saremo in amministrazione, però è chiaro che sarà il primo compito, sarà il nostro principale sforzo quello di approvare il bilancio entro giugno del 2012. Con la recente approvazione del bilancio 2011 è stata rilevato lo sforamento del patto di stabilità. Quali conseguenze ci sono per il comune e per la futura amministrazione? In effetti lo sforamento del patto di stabilità si è verificato concretamente negli anni passati, solo che per artifici contabili ciò non si è palesato. No? E dunque solo ora con il commissario attualmente in carica è stato decretato lo sforamento del patto di stabilità. Questo comporterà alcune sanzioni
dal punto di vista del personale non si potrà procedere alla stipula di contratti, non si potrà impegnare somme maggiori rispetto a quelle degli anni precedenti e in ultimo ci sarà una penalizzazione dei trasferimenti statali, però su quanto e su quando avverrà questo non ne ho contezza. Sempre rimanendo sulla recente approvazione del bilancio, i debiti auto sono stati rateizzati per 10 anni, ma recentemente i giornali riportano la notizia che la finanziaria regionale ancora diciamo non è entrata ancora effettivamente in vigore. Cosa accadrebbe se ciò non si verificasse? Intanto da un'attenta lettura della delibera ci si accorge che non è stata accettata da nessun ente la rateizzazione, c'è soltanto una proposizione da parte dell'ufficio di ragioneria e del commissario straordinario, tant'è che la delibera parla di un potenziale piano, quindi di questo non ve ne è certezza, al di là della finanziaria regionale. Se ciò non dovesse accadere, cioè se questa rateizzazione, questa presunta o questa richiesta di rateizzazione non dovesse avere nessun riscontro, questo implica che nel bilancio del 2012 l'intera somma, l'intero debito nei confronti del lato dovrà essere iscritto in bilancio e questo inevitabilmente ne causerà il dissesto. Sulla trasparenza amministrativa, al di là delle consulte, come pensate di effettuare la comunicazione col cittadino e sulle attività delle amministrazioni, mi riferisco ai contratti, ai dati, eventuali penali? Utilizzeremo tutti i sistemi informatici a nostra disposizione, cioè quello della pubblicazione su internet degli atti pronti all'amministrazione. Divulgheremo la nostra attività per mezzo delle consulte. E inoltre potrebbe essere un'idea quella di periodicamente fare dei consigli aperti per interagire con i cittadini e vedere e comunicare le attività svolte e vedere il livello di soddisfacimento dei bisogni del cittadino. Penso che abbia letto il patto per la città redatto dai cittadini in movimento. Cosa ne pensa in merito? È un'attività meritoria. A me avrebbe fatto piacere magari comprenderlo all'interno del programma, ma non mi è stata la possibilità, anche per ragioni di tempo, di poter inserire nel mio programma quelle idee che sono state inserite nel patto per i cittadini, che non sono state incluse nel mio programma. Tuttavia, così come ho avuto modo già di dire in un comizio, il programma non sarà statico, ma sarà aperto a tutti i contributi che verranno da parte dei cittadini e delle associazioni, e quindi cioè, sarà un documento variabile anche in relazione ad eventuali segnalazioni future che dovessero arrivare. Sempre in un comizio abbiamo sentito parlare di modifica dell'impianto idrico. Che cosa consistono? Generando un risparmio più idrico o energetico in termini di energia elettrica? Allora, la modifica, che comunque è nota da tempo, che non si capisce qual è la ragione per la quale questa modifica non sia stata ancora oggi fatta, è quella di creare un collegamento diretto tra il pozzo i pozzi che si trovano a Anselmo con il serbatoio posto in corrispondenza della chiesa, che poi in effetto ha la distribuzione. Questo ad oggi ha comportato questa mancata modifica ad oggi ha comportato uno spreco di energia elettrica e quindi di denaro pubblico, in quanto l'acqua viene pompata nelle pompe di rilancio in via Carloberto alla chiesa, che poi a loro volta la rimandano in alto. Quindi noi, facendo un bypass, risparmieremo un salto piezometrico tale che consentirebbe un tangibile risparmio di bolletta.
energia, rimaniamo sull'energia, in questo programma c'è anche il fotovoltaico. Cosa pensate di fare? Pensiamo di attingere finanziamenti nazionali che sono ormai instabili e quelli regionali che sono legati ai fondi europei per poter realizzare sugli edifici comunali, impianti che consentiranno di produrre parte del nostro fabbisogno. Questo si tradurrà avrà una ricaduta immediata sul costo dell'energia elettrica, sul costo delle bollette. E in più, una volta ammortizzati gli impianti, consentire al comune anche di, qualora dovessimo però ricorrere ad investimento, ne consentirà nel corso degli anni un guadagno tangibile. Qualora invece dovessimo utilizzare finanziamenti regionali, avremmo soltanto uno sconto in bollette e quindi non avremmo un guadagno. Pianta organica e formazione del personale comunale. Ci sono misure entro le quali si può intervenire in questo senso, lo avete scritto nel programma, volete approntare penso delle risorse per formare il personale. Intanto dobbiamo rivedere i ruoli svolti all'interno da parte di funzionari dirigenti al fine di razionalizzare un po' i compiti. Alcuni dirigenti risultano e alcuni responsabili di servizio risultano destinati ad altri servizi e quindi ci sono servizi che sono carenti per l'ufficio tecnico o ragioneria e altri magari che sono dotati di risorse umane eccessive, quindi bisognerà fare una razionalizzazione di queste risorse e poi un piano di formazione periodica e permanente. Sulla questione sempre risorse umane, laddove non ci fosse la possibilità di trovare personale idoneo, per esempio l'ufficio tecnico, si pensa anche a consulenze esterne? Allora, l'idea potrebbe essere quella di ricorrere a tecnici che attualmente lavorano presso altre amministrazioni, oppure ricorrere a tecnici da inserire all'interno dell'amministrazione con contratto a tempo determinato. Questo però non risulta possibile per lo sforamento del patto di stabilità. E dunque dovremo poi di concerto con gli uffici trovare una soluzione a quello che è il problema della carenza di organico all'interno dell'ufficio tecnico. Sportello ufficio per la ricerca dei bandi regionali, come si avvierà questa nuova attività all'interno del comune? Reperendo all'interno dell'amministrazione soggetti di buona volontà che verranno formati e che avranno il compito di monitorare l'andamento della pubblicazione dei bandi sui portali ufficiali e selezionare quelli che hanno per beneficiari enti pubblici e enti locali. Chiudo con un'ultima domanda: quale ritiene che sarà l'elemento o gli elementi di novità della sua politica? L'approccio pragmatico ai problemi e non guardare l'aspetto del tornaconto politico, cioè quindi guarderemo ai problemi e alle loro soluzioni. Non avremo altri obiettivi se non quello del soddisfacimento delle necessità dei cittadini. Bene, la ringraziamo e auguri per questi pochi giorni che rimangono di campagna elettorale. Grazie.